buongiorno. Oggi vorrei leggervi qualcosa da questo libro di Abigail Dodds, Donna atipica. Parla dei nostri bisogni. Come possiamo imparare la contentezza e la dipendenza in preghiera quando Dio sembra nasconderci le sue benedizioni? Desideriamo dei figli salvati, dei matrimoni sereni, un buon lavoro che garantisca sicurezza finanziaria per donare generosamente e non ultima una stretta comunione con Cristo. Come potrebbe il Signore opporsi a queste cose che dal nostro punto di vista darebbero gloria al suo nome? Come Giobbe siamo sconcertati da ciò che sta accadendo nella nostra vita, ma in Cristo Dio ci ha risposto in modo decisivo. In Gesù abbiamo prove inconfutabili che il Signore ci è favorevole. Osservalo lì sulla croce, scorgi la sua tomba vuota e come Giobbe metti la mano sulla bocca proprio mentre Dio ti interpella nel mezzo dei tuoi drammi e con le sue risposte mostra tutto il suo amore. In che modo il Signore soddisfa ogni nostro bisogno? Appagando ogni nostra necessità in Cristo. Per riuscire a fissare la nostra mente su questo punto, dobbiamo iniziare a comprendere quali sono i nostri reali bisogni. Cosa ci serve? Abbiamo bisogno che la condanna di Dio sia rimossa da noi. Abbiamo bisogno di qualcuno che schiacci la testa del serpente con il suo tallone. Abbiamo bisogno che i nostri peccati siano perdonati. Dobbiamo essere vivificati. Abbiamo bisogno di un cuore nuovo, del dono della fede, della santificazione e della risurrezione. Abbiamo bisogno di un corpo duraturo e di comunione con Dio. Abbiamo bisogno di qualcuno che mandi un consolatore, un consigliere, un assistente per camminare con noi proprio adesso. I nostri bisogni sono innumerevoli e molto vari. In Cristo il Signore li ha esauditi tutti indistintamente. Buona giornata.